Ecco, Vanni, questa scusa dell'ex ministro, per fortuna ex, che tu anche hai citato prima, chiedo a te, e poi ce lo dirà anche Alessandro, voi siete medici, ma per quale motivo non si è pensato, pur non conoscendo la natura di questo nuovo coronavirus, noi non siamo tecnici, non ne capiamo nulla, voi sì, ecco, perché non si è pensato sin dall'inizio di curarlo come si cura un altro coronavirus, una naturale influenza, salvo poi correggere un po' il tiro, che poi è quello che hanno fatto i medici che hanno salvato un sacco di vite fregandosi la tachipirina e vincita attesa sostanzialmente. Vanni. Guardate, ecco, il punto, no? Io anche fin dall'inizio di questa storia ho sempre detto, guardate, questo non è un virus che arriva da un asteroide dello spazio, per cui non sappiamo che cos'è, è tutto talmente nuovo che l'unica cosa che possiamo fare è pregare. È un coronavirus, quindi è stato fatto in laboratorio, oramai questo lo sanno anche i sassi, quindi ha sicuramente delle criticità diverse dal solito, però non significa che non possiamo far nulla. Però vedete, purtroppo era tutto funzionale alla paura, perché se io dico, oddio, è arrivato questo virus stranissimo di cui non so nulla, non sappiamo cosa fare, chiudetevi in casa nel frattempo non esiste cura perché è un virus che non abbiamo mai visto prima. Qua, vi ricordo tra l'altro che l'Unione Europea aveva finanziato e poi trovato tra l'altro due molecole specifiche per il SARS-CoV-1, cioè due terapie che erano l'Ebslen e la cinanserina. Anche di questo, viste le omologie tra il SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2, no, nessuno ha pensato di dire assolutamente mai nulla, ma perché? Perché in qualche maniera era già chiaro che la soluzione sarebbe stata il vaccino, il cosiddetto vaccino, che continuo a dire che vaccino non è. Se ci fosse stata una terapia, e penso al povero dottor De Donno che tra l'altro ha tirato fuori una terapia che funziona per qualunque virus, perché una volta che si formano gli anticorpi, quegli anticorpi sono funzionanti, c'è poco da dire, quindi anche lì Certo. del tutto illogico. Ma perché si è bloccato tutto? Primo, perché se c'era una terapia non si poteva fare l'autorizzazione condizionata che è stata data, perché c'è una terapia e quindi non serve fondamentalmente. Sembra quasi che no, tutto fosse stato in qualche maniera fatto perché dovevamo arrivare a questi sacrosanti vaccini. Adesso, quali informazioni avessero loro sul perché non si potevano trattare le patologie, sul perché abbiamo chiuso il paese una volta che il virus era già diffuso ovunque, sul perché abbiamo detto che le mascherine ci avrebbero salvato, sul perché. Guardate, quello che sta accadendo in realtà è semplicemente la lente d'ingrandimento sui primi giorni della pandemia. È vero quello che dice Alberto da un lato, in realtà c'è un sacco di cose di cui non si sta parlando solamente che eventualmente bisognava chiudere prima, ma è vero che bisognava chiudere prima, non c'è niente di strano in questo. È ovvio che se io riesco a chiudere i primi casi, riesco a contenere una cosa del genere. Se quella invece circola da un sacco di tempo, chiaramente è inutile chiudere niente. È semplice logica quella che è mancata in tutta questa storia. Ed è stata una slavina, veramente. Abbiamo iniziato con questo per andare avanti sempre in maniera più illogica e la gente ha accettato tutto.